will come to be. But everybody here can see that a perfect world begins and ends. A perfect world begins and ends with us. Al mare facciamo davvero le cose per bene, vero Pumba? 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 Pumba! Si
sono resi conto delle mie doti e della mia grande intelligenza e quindi hanno deciso di eleggermi re al posto tuo. E naturalmente io adesso starò al gioco. E lo sai perché? Perché? Perché farei qualsiasi cosa per aiutare il mio migliore amico Pumba. Tu sei un vero amico, Timon! Ci provo! Bucala, bucala! Alla montagna! Ehi, dove ti stanno portando? Probabilmente ad un banchetto speciale per celebrare la mia incoronazione. Non ti preoccupare, vedrai, tornerò presto. Ora, in qualità di vostro capo e re, sovrano indiscusso, come un imperatore dei vecchi tempi, io richiedo poche semplici cose. Primo, voglio che regni la pace e l'armonia fra tutte le tribù dell'arcipelago. Sì, così va bene. E secondo, vorrei un milione di dollari, o di perle, o di vongole, o di insetti. A pensarci bene, sarà meglio avere prima il milione di vongole e poi, come seconda cosa, la pace e l'armonia. Così suona bene. Oh già, e terzo, desidero avere tutte le mattine il corpo completamente spazzolato con una buona spazzola di crine. Sapete, adesso che ci penso, datemi prima le vongole e la spazzolatura del corpo, poi penseremo a quella storia della pace e dell'armonia fra le tribù, d'accordo? Ora sarà meglio ripassare il tutto, vero? Prendete una matita. Primo abbiamo il milione di vongole, poi la spazzolatura mattutina, la fornitura piena di bruchi, il kayak d'oro zecchino, le lezioni di bonghi, la capanna di bambù con vasca e idromassaggio. Che cos'era l'ultima cosa? Ah, sì, quella fare della pace e dell'armonia. D'accordo, lasciamo stare la vasca e idromassaggio. Cosa state facendo? Fermi! La lava fa via! La mia pelle è allergica alla roccia fusa! E vi prego, non potete buttarmi là dentro! Farò qualsiasi cosa! Ecco i tuoi bruchi, spero che ti strozzi! Volevo dire, mi chiamo Timone e sarò il tuo servitore. Ecco il tuo nutrimento reale, mio sovrano, potentissimo Pumba. Come sono caduto in passo? Ti ho portato dell'altro fango per il tuo bagno. Wow, non avresti dovuto. Grazie, Timon. Stai facendo un ottimo lavoro, mio umile servo. Mi dispiace tanto, Timon. Siete troppo gentile, o supremo, reale, grande imbroglione. Non so quanto riuscirò a resistere. Dobbiamo andarcene da qui. Non possiamo andare via. Perché no? Non hai ancora fatto l'altro zoccolo. Ungala bugala, grande problema! Che succede al piccoletto? Restituiteci il fuoco! Timon, credo che voglia che io faccia del fuoco! Non guardare me, sei tu che stai indossando il copricapo da re della giungla. Beh, in fondo nel tentare non c'è niente di male. Cosa da fare? Samba!
ho fino a qui di essere colpito con qualcosa. Già, queste vacanze naturali sono più divertenti. Torniamocene all'università. Ungala Bugala, tornate indietro! Ungala Bugala, perderemo la nostra chiamarra! Timon, ce li siamo tolti dai piedi! Almeno così sembra. Torniamocene sulla spiaggia prima di perdere l'intera giornata. Che delizia selvaggia. Poi... Saskatchewan, il più saporito e gustoso scarafaggio di tutto l'universo. Fa attenzione, Timon, alla tua sinistra. No, non quella, l'altra sinistra. Così va bene. Stai attento. Spero almeno che Pumba apprezzi quello che sto facendo per la nostra cena. Ehi, Timon, spero che tu sappia che apprezzo quello che stai facendo per la nostra cena. Certo, lo so. Salve, vorrei presentarti due miei cari amici, Sale e Pepe. Oggi picchia, Timon, è stato fantastico! Che cosa? Le mie grandi capacità di ginnasta? No, quello scoiattolo volante, l'hai visto? Aspetta, guarda, eccone un altro! Dove? Stiamo scendendo. Oh oh, non ti preoccupare, Timon, vado a prendere qualcosa di morbido per farti atterrare. Saskatchewan solo per finire con lo stomaco vuoto. Ma Timon! Sì? Sei caduto già 16 volte. E cosa mi suggerisci? Ti serve qualcuno che ti aiuti. Come chi? Che succede? Da queste parti una ragazza non può volare in pace. Che ne dici di lei? Non ho bisogno di uno scoiattolo volante quanto di un buco in testa. Ma Timon, non capisci? Lei è uno scoiattolo volante. Significa che sa volare e può volare fin lassù a prenderci gli scarafaggi. Smettila di chiacchierare, Pumba, mi è venuta un'idea. Ascolta, lei è uno scoiattolo volante, quindi può volare fin lassù e prenderci gli scarafaggi. Mi scusi, signora, mi chiamo Timon e questo è il mio migliore amico del cuore, Pumba. Molto piacere. Già, incantata. Non abbiamo potuto fare a meno di notare le sue qualità di pilota. E gli atterraggi avrebbero bisogno di un po' più di pratica, ma non fa niente. Potrebbe, per favore, volare per noi fino alla cima di questi alberi così pericolosamente alti e prenderci un bel po' di scarafaggi? Siamo affamati. Siamo tanto affamati. E io cosa avrò in cambio? Lo vedi, Pumba? Questo è il problema con la gente oggigiorno. Nessuno fa più niente per niente. Beh, voi volete qualcosa. E anche io. L'unica cosa che desidero da tanto tempo è lui. La 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 la. Quello non è il tipo che ti ha fatto quasi cadere dall'albero? Già, è lui, diamogli una medaglia. D'accordo, allora vediamo se ho capito bene, dolcezza. Noi ti rimediamo il compagno dei tuoi sogni e tu in cambio un barile di quegli scarafaggi. Affare fatto. Faremo in combina matrimoni. Non è una cosa romantica, Timon? Mi vengono i brividi. Affare fatto, pasticcino. Adesso, mentre tu prepari una bella cenetta scoiattolesca, noi la chiameremo Mister Meraviglia e te lo porteremo a tavola. Fammi un po' di spazio, amico!
Proviamoci ancora una volta, Pumba. Hai considerato il vento proveniente da sud e la posizione della tavola sul fulcro in relazione al diverso peso dei nostri corpi? Adesso me lo scrivo, Einstein. Ora preparati! Eccolo che arriva! Salta, Pumba, salta! Siamo davvero molto bravi a far tutto questo solo per riuscire a far cenare insieme quei due, che potrebbero anche innamorarsi. No, Pumba, l'unico motivo per il quale voglio far cenare insieme quei due scoiattoli è che così ceneremo anche noi. Voilà! Non l'ho capita. Il cartello dice fermatevi qui sotto noci fresche. Quindi? Quindi il nostro penoso aviatore lassù leggerà il cartello, scenderà a prendere le noci e noi, guam, lo acchiappiamo! E così non ti romperai più la testa contro un ramo e non sarai più silurato a chilometri di distanza per finire in un cespuglio spinoso. Esatto, Pumba. Eccolo che arriva, nascondiamoci! La 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 la. Avremmo anche potuto fare a meno della cupola elettrificata. Probabilmente. Fatemi uscire di qui! Ehi, qualcuno mi faccia uscire di qui nel nome del buon senso! Adesso che facciamo, Timon? Come faremo a convincerlo a cenare? Segui quello che faccio io, Pumba. Buongiorno, signore, come va? Ah! Lei è quello che stava cercando di prendermi, non è vero, Nespa? Solo perché Pumba voleva comunicarle che... È il suo giorno fortunato. E questa la chiamate fortuna? Ah, sono finito in gabbia! Fa tutto parte della fortuna del giorno. Vede, noi rappresentiamo l'associazione, l'affiliazione, la corporazione dei ristoranti della foresta. E lei è stato scelto per usufruire di una cena assolutamente gratuita. Una cena gratuita? Non ho mai vinto niente in vita mia! Oh, bene, oggi sì, congratulazioni! Adesso, se vuole gentilmente seguire Pumba, le mostrerà il suo tavolo. Da questa parte, Fortunello! Bonjour, benvenuto! Questa sera serviremo noci su di una base di noci con contorno di noci leggermente innaffiate da una spruzzatina di salsa alle noci. È fatto con le noci! Magnifiche! Mi stanno tremando le papille gustative! Ah, a quanto pare è arrivato anche il suo ospite. Ospite? Ehi, un momento, non mi avevate parlato di un... Le presento, mademoiselle. Vai! Tu sei così... Come si dice? Bellissima. Beh, grazie. Dove sei stato tutto questo tempo? Sono fiero di far parte di questo intreccio sentimentale. Sono così affamato che potrei mangiarmi un albero. Sai, la mia vita è stata solo piena di un'inutile frivolezza. Andavo dove volevo, facevo solo quello che volevo. Nessuno finora mi ha mai detto quando volare, dove volare, quando fermarmi e quando ricominciare. Ma adesso tutto sarà diverso. Non ci saranno più giornate sprecate e notti spensierate svolazzando di qua e di là. Ma chi servono? Niente più giornate a oziare senza una meta, girovagando tra i rami degli alberi. Chi le vuole? Lascerò tutto questo per te. Ehi, voi due, fate una pausa. Fammi capire bene, Romeo. Vuoi lasciare tutta questa tua libertà per sistemarti con lei? Beh, devo proprio dirtelo, amico. Secondo me tu le noci non ce l'hai nel piatto, ce l'hai in testa. Ehi, ma questo è amore. Amore? Guarda che stai facendo un grosso sbaglio, Casanova. Timon! Calmati, amico. Io sono calmo! È lo scoiattolo che sta facendo il matto! Mi dici qual è il problema? Sta solo facendo il romantico. Ma tu non lo vedi, Pumba? Si sta mettendo le catene da solo e è andato, non volerà mai più. Io non farò certo parte di questa farsa. Ma Timon, ora vivranno per sempre felici e contenti.
Vuoi dirmi da quale libro hai preso questa finale, Pumba? Da quasi tutti, amico. Andiamo, tesoro mio, dobbiamo rifarci di tutti questi anni. Beh, non fa per me, Pumba. No, signore, non fa per me. Hakuna Matata, niente preoccupazioni. Questo è il motto che bisogna ascoltare. Digimon. Quel povero ragazzo sta facendo un grande sbaglio, Pumba. Bon. Cosa? Io ho ancora fame. Anch'io sto morendo di fame. Ehi, aspetta un momento, dove se ne sono andati? Ehi, qualcuno mi deve dare gli scarafaggi! Va bene, comincerò ad arrampicarmi.